troviamo al circolo tennis Gratina, mitico circolo tennis di Gratina, con il presidente ingegnere Stasi. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi, vi ringrazio per essere venuti a visitare questa struttura ormai storica, storica per l'età, perché è nata nel lontano 67, diciamo il terzo circolo come nascita in provincia di Lecce, quindi sicuramente uno dei circoli storici. Poi è stato un circolo che ha sempre fatto molta attività, dai giovani agli over, e quindi non ci possiamo lamentare. Circolo, possiamo dire un'eccellenza gratinese, chiamarla eccellenza? Beh, l'impegno del mio come presidente, ma tutto il consiglio direttivo, è di migliorare, cioè di tenere una struttura che quanto più gratinesi potranno e vorranno conoscere, siamo ben lieti di farglielo conoscere. Le occasioni ci sono, i campionati di Serie B sono un'occasione per riempire tutte le tribune e quindi fare entrare anche persone che per la prima volta entrano nel circolo. Il circolo è riservato ai soci, ma ha ampia possibilità di accogliere tutti per far vedere, per far anche avvicinarsi al tennis, perché lo spirito di queste strutture, di queste sodalizie, è di creare la scuola tennis giovanile che diventino poi tennisti in futuro, però anche di avvicinare al tennis le fasce di tutte età, perché il tennis ha un grande vantaggio, si può giocare da 7 anni a 77 anni. Il circolo tennis Gratina quest'anno festeggia una cosa molto importante, vero, la venuta in Serie B. Sì, noi per fortuna dopo due tentativi non riusciti, campione regionale di Serie C, abbiamo perso un anno col Palermo, un anno col Cagliari, non siamo riusciti a salire in Serie B, però nel 2012 finalmente abbiamo coronato questo sogno che inseguivamo da un po' con una squadra molto competitiva, quindi nel 2012 abbiamo avuto la promozione in B, nel 2013 ci siamo salvati dalla Serie B, cioè abbiamo disputato per sfortuna i play-out, avremmo dovuto tranquillamente disputare i play-off, perché per una sola partita persa, non un incontro, una partita di un giocatore, non siamo andati nei play-off, però abbiamo vinto 4-0 e siamo salvi tranquillamente. Quest'anno bisognava fare qualcosa in più, cioè nel senso, salvarsi è l'obiettivo chiaramente minimo, inutile partire con presunzione e dire io faccio, spacco qua, spacco là, però nella realtà l'obiettivo è di migliorare, e quindi per fortuna, per come sono partita, come è partita la squadra, l'obiettivo play-off è, direi, non dico raggiunto perché poi ci sono ancora 3 partite da disputare, ma molto vicino, ecco. Quindi ancora un in bocca al lupo per questo. Grazie. No, noi abbiamo avuto la fortuna di pareggiare la prima gara in casa con un circolo storico, Stampa Sporting di Torino, uno dei circoli più antichi d'Italia, forte. Poi di andare là potevamo anche vincere, un po' di sfortuna. Poi siamo andati a fare due trasferte dure, Pescara e Pesaro, dove abbiamo vinto 5-1 fuori casa, anche se devo ringraziare un manipolo cosiddetto di tifosi che ci segue sempre nelle trasferte. Noi prendiamo un pulmino e 20 posti e cerchiamo di riempirlo di, oltre che dei giocatori, dei tifosi. Sì. Come supporto alla squadra ovviamente. No, perché il pubblico dell'altra parte lo trovi. Allora se c'hai il minimo di aiuto serve molto, infatti a Pesaro ci hanno fatto pure i complimenti, a parte per la sportività delle persone, perché quando vai a giocare fuori casa la prima cosa è la regola del comportamento. Chiaro. Tennis è un po' diverso dal calcio, si può tifare ma non si può applaudire sull'errore dell'avversario, ci sono delle regole che vanno rispettate perché sennò diventa uno sport rumoroso, bisogna giocare nel massimo silenzio, quindi queste sono dovunque andiamo il circo dei segreti è riconosciuto, stimato e apprezzato. 47 anni di storia, noi abbiamo visto la bacheca di trofei che è veramente una parete piena. Sì, oltre alla parete piena che è quella che insomma rappresenta nei vari anni tutti i campionati che il circolo ha vinto a livello regionale ma anche a livello nazionale, perché in alcuni anni siamo riusciti ad arrivare terzi in Italia, quarti in Italia, cosa che per un circolo di una città piccola, un circolo non è piccolo, non è facile. La Serie B è un fiore all'occhiello perché ha diffusione nazionale, il sito della federazione dei campionati è visto da milioni di persone perché c'è l'interesse a tutte le squadre, ma quando apri e vedi tutti i risultati di tutte le squadre, quindi è un risultato, un'immagine, e poi stiamo avendo una grossa partecipazione della città e devo dire grazie anche a voi, al vostro modo di diffondere notizie in maniera capillare, perché
prima vabbè, facevamo le partite, c'erano i soci, gli appassionati di tennis, ora c'è il cittadino che si sta interessando alla squadra, mi ferma e dice: ma cosa avete fatto? La segue l'andamento del circo. Abbiamo avuto, devo dire, una fortuna, nel senso che abbiamo rinforzato la squadra con un ragazzino greco di 15 anni che non ci aspettavamo così forte, che ci ha dato il quid in più, però anche gli altri componenti a squadra, Lopriore, Coso, Pepe, Stasi Filippo, Giordano, il nostro under storico perché deriva dal nostro Ivaio, poi schiereremo anche il nostro ragazzino Giannini, Alberto Giannini, che è proprio giovane, meno esperto degli altri, però lo faremo anche giocare per farsi fare esperienza, viene con noi in trasferta ed è molto felice di far parte della squadra. Prima li scherzando dicevano: ma tu l'acqua dovrai portare, però invece no, perché no anche a portare l'acqua. Ecco, ho detto, ma poi invece no, perché si è proprio inserito benissimo. Ingegnere, in questi periodi di crisi, no? di che stiamo vivendo tutti quanti, come fa un circolo tennis e una società come una situazione come la vostra a rimanere in piedi, anzi ad andare avanti, a fare qualcosa in più? Allora, il discorso economico è difficile per tutti i circoli. Noi ci riusciamo a salvare perché abbiamo detto un bel numero di soci che rimane stazionario intorno ai 140-150. I campi sono abbastanza impegnati, quindi ci pagano la quota campo, teniamo in modo di fare le spese al minimo, e anzi usando molto il volontariato, cioè i soci se possono fare una cosa la fanno, anche alcune ditte a cui dici: ma per il circo tennis, vabbè, non ti preoccupare, un pensierino al circo tennis lo faccio. Quindi voglio dire, questo è stato molto importante. È difficile perché tra l'altro le entrate sono queste sole, grazie a gioco e rette sociali, perché sulle scuole tennis, su quelle cose, noi prendiamo il minimo indispensabile per l'uso dei campi, non è che andiamo a lucrare su queste cose, perché l'interesse del circolo è quello di far invece crescere questi bambini. Devo dire una cosa, che l'anno scorso ha avuto un ottimo successo, ripeteremo il campo estivo, il campus, perché fa più, dal 9 giugno, di solito al 31 luglio, ma l'anno scorso ci hanno chiesto di fare anche la prima settimana di agosto. L'anno scorso eravamo i 70-80 bambini, insomma quest'anno speriamo di averne altrettanti. È un impegno perché ci sono animatori, sportivi, c'è tutto quella che fa ballare i bambini, cioè è un'attività multipla, multiforme, cioè abbiamo il basket, cioè pallavolo, cioè a livello di gioco non c'è, e poi il tennis è un po' più in dettaglio per farli avvicinare i bambini al tennis, ma non è l'unico sport che si fa in questi casi, se uno non ha molta voglia di giocare a tennis fa tutt'altro, insomma. Quindi ci sono questi campus estivi organizzati per accogliere i ragazzi e per farli avvicinare, no, al tennis. Anche per dare di fatto un servizio alle famiglie, che quando chiudono le scuole materne il 31, il 30 giugno, e le scuole elementari dall'8 al 9 stanno già a casa i bambini, trovano comodo comunque gente che lavora in un luogo sicuro, protetto, garantito anche con la presenza di istruttori qualificati, di poterli portare tranquillamente a un circo tennis e farli conoscere un nuovo sport. Poi se si appassionano, a settembre fanno il corso gratuito e poi fanno il corso normale se vogliono rimanere, insomma. Benissimo. Altra domanda importante: il futuro del circo tennis? Beh, il futuro del circo tennis è mantenere in piedi una struttura che dopo qualche anno di, beh, il termine è brutto, scarsa manutenzione, ma dovuta proprio al numero dei soci che era in parte diminuito e che dovevamo comunque fermare un po' una serie di iniziative. Una volta che abbiamo ripreso un po' il numero dei soci, siamo impegnati a ridare un look generale al circo, e devo dire che il risultato è ottimo. Abbiamo un bel prato, abbiamo il verde, abbiamo tutta la struttura pitturata nuova, abbiamo un sacco di, una bella sala per prendere un tè, un caffè, una cosa, non è male. Il circolo è uno dei più belli, io ne giro centinaia tutta Italia, ci sono quelli che noi non ci vedono perché sono lussuosissimi, però ci sono la maggior parte che noi non li vediamo, insomma, ecco. Allora, ci sono appuntamenti, lei mi diceva, ingegnere, ci sono appuntamenti a breve, no, che il circolo farà?
Noi abbiamo una partita di Serie B importante per continuare il trend positivo, il 18 domenica alle 10, una squadra di Udine. Poi riposiamo una settimana, il 25, ma comunque in quel, sempre, ogni domenica c'è attività sportiva dei soci, perché i soci fanno parte delle squadre di D2, ci sono tanti campionati, gli over 50, over 60, 65, cioè quindi comunque la domenica mattina il tennis è impegnato, quando il Fiore d'Occhiello è la Serie B, Serie B attira pure altre persone, però la domenica si gioca tutto giugno e tutto luglio, c'è sempre attività. Poi quindi questi sono campionati federali a tutti gli effetti. Poi finita la riposata, dobbiamo fare una difficilissima trasferta a Vicenza, dove ci giochiamo più che i playoff, perché io sono ottimista nel farli già i playoff, ci giochiamo le posizioni alte dei playoff, perché come funziona? Se io arrivo terzo gioco con una seconda in un altro girone, che si presume è più forte. Se io arrivo secondo gioco con una terza, se arrivo primo aspetto che due giochino tra di loro e poi giocano con me. Primo posto è un'illusione, una chimera, ma non ci puntiamo. Secondo è l'obiettivo, quindi arrivando secondi noi giochiamo una terza in un altro girone, può essere pure il Lecce che è un girone vicino, insomma non sappiamo chi giochiamo. Quindi poi finiamo con una partita in casa col Foro Italico, che è una squadra che sulla carta era forte ma sta incontrando qualche difficoltà, e quindi forse i giocatori più forti non verranno tutti a Galatina, perché essendo l'ultima giornata o sono promossi o sono retrocessi, cioè non... però sicuramente il livello di tennistico sarà alto, perché i nostri giocatori sono comunque forti e quindi c'è sempre un bello spettacolo. Per concludere questa intervista all'ingegnere Stasi, presidente del Circolo Tennis Galatina, un messaggio o quantomeno un appello per i giovani che magari guarderanno questa intervista, per farli avvicinare ancora di più al tennis. Da sempre, perché a parte che mio padre è stato uno degli storici sportivi della provincia di Lecce, mi ha insegnato a me ad essere vicino allo sport, che è una cosa che mi ha appassionato sin da bambino. E ho notato che vivendo una vita sportiva, una vita, mo lasciamo perdere le frasi fatte, allontana dai problemi della vita, la droga e cose, la realtà è che diventare uno sportivo praticante, ma anche uno che si diverte, ti consente di stare comunque in forma fisica, e già questo con l'aria che tira, con bambini che tendono a mangiare di più, a mangiare cose non proprio sanissime, no? Avere la possibilità comunque di farsi 2 ore a settimana di movimento, tra l'altro nella scuola tennis c'è anche un'ora di atletica aggiuntiva alle ore di tennis, per cui è un'atletica leggera però compensativa, quindi c'è di tutto, ecco, uno viene qua, c'ha un'attività di tutti i tipi, i maestri sono federali qualificati, quindi non ci possiamo lamentare. Beh, ringraziamo ingegnere Stasi. Grazie a voi, veramente, grazie a voi, perché sono sicuro che questa intervista, a parte per la mia persona che non è normale il presidente, anche se da 33 anni sono presidente di questo circolo, credo sia un record mondiale, mi batte maglie che c'è il dottor De Jaco, che è nato 2 anni prima il circolo, quindi tiene 2 anni di presidenza in più di me, insomma un qualche anno in più di presidenza di me, però è un piacere, ecco, che i media locali si avvicinino a queste cose e sono super importanti, cioè devo dire veramente grazie, perché parlavamo con te un attimo prima, è il futuro, cioè l'immagine dei mass media si vede attraverso questo tipo di iniziative. Non vorrei parlare mai dei giornali, ma il giornale è fine a se stesso, anche se devo combattere per averli gli articoli sui giornali, mentre vedo che con voi è un veicolo più immediato, e poi il Galatinese ogni mattina la prima cosa che fa apre i siti, portali, sì. Poi se gli interessa va avanti, se no vede la cronaca, vede la politica, vede quello che vuole, insomma. Grazie ancora, presidente. Grazie a voi, veramente grazie.